ha giocato d'anticipo alla FIPAV, ha scelto di ragionare con buon senso dichiarando sospesi tutti i campionati nazionali e regionali di pallavolo. Più che andare indietro di qualche giorno, dovremmo andare indietro quasi di un mese, perché noi siamo stati i primi in assoluto a stoppare tutta l'attività, tutti i campionati. Purtroppo è un tristissimo primato che avremmo volentieri fatto a meno di fare. Ci siamo adeguati sempre alle disposizioni ministeriali, e fino a che abbiamo dovuto constatare amaramente che con la non ripresa dell'attività scolastica chiaramente per noi era abbastanza difficile continuare a fare attività. La decisione della FIPAV ha colto però di sorpresa le leghe di Serie A maschile e femminile. I rispettivi presidenti, Diego Mosna e Mauro Fabris, hanno rassegnato le dimissioni. Le leghe ci hanno chiesto, dopo tanto loro discutere all'interno, di chiudere il campionato. Chiaramente la federazione, se il campionato lo chiude in maniera regolare. Se non si finisce il campionato, non si può pensare dopodomani di poter riaprire solo per fare i playoff, ma non con tutte le squadre che ne hanno diritto, perché molte squadre di Superlega, soprattutto maschili e anche femminili, avevano detto che i playoff comunque non li avrebbero fatti. Se un campionato è regolare diversamente. Noi il campionato non l'abbiamo eliminato, lo abbiamo solamente chiuso al momento in cui è finito. Il post-coronavirus potrebbe avere un effetto devastante a livello economico sullo sport e sulle sue società. Giuseppe Manfredi, numero 2 della FIPAV, spera che la sua federazione riesca a limitare al massimo i danni. Siamo stati in conference call con il ministro proprio mercoledì e abbiamo presentato un piano che prevede una serie di interventi, prima per coprire le situazioni chiuse quest'anno, non solo per la federazione, che è relativo, ma soprattutto per le società, è un piano di ripartenza. È chiaro che non sappiamo quando e se riusciremo ad avere quel tipo di finanziamento. Abbiamo anche allegato le perdite delle leghe, le perdite che potrebbero avere le nostre piccole società. Noi comunque come federazione stiamo già lavorando e siamo a buon punto, perché alla ripresa abbiamo tutta l'intenzione di continuare ad avere il numero maggiore di società.